Nel suo viaggio per il mondo, Mandracchio, Forme e tutti i suoi amici arrivarono nel paese di Doria, un paese tetro e inospitale, dove non c'erano fiori e il cielo sempre grigio. L'aria era piena di tristezza e Mandracchio non ne capiva il motivo. Si guardavano in giro incuriositi e impauriti e il pensiero di tutti era di andare il più lontano possibile da quel posto. Mandracchio guardò i suoi amici, si guardò attorno e decise che dopo una piccola sosta sarebbero andati via da quel posto così inospitale. Solo il tempo di mangiare un frutto, pensò il grande mago. Uva zuccherina, mela sporita, date ristoro, coraggio e tranquillità. E così dicendo, puff, fece apparire un magnifico cesto di frutta fresca. Affamati, stanchi, si buttarono sul cesto apparso per magia di Mandracchio. Per un attimo non badarono più al paesaggio che li circondava. All'improvviso l'attenzione di Forme fu catturata dal passaggio di una topolina con un abito rosa. Incuriositi la guardarono tutti. Lei, arrogante e antipatica, si girò e se ne andò da dove era venuta. Mandracchio decise di seguirla. Seguirono quella creatura che tanto piaceva a Forme. Si ritrovarono in uno strano posto, ancora più oscuro e tenebroso, quando dall'ombra uscì un uomo con un grande mantello nero, pallido e inquietante. Si presentò come il Conte Ulatrak, signore e padrone di tutto quello che passava sulla sua proprietà, il paese di Doria. Mandracchio guardò quello strano tipo, così cupo, pallido e con certi occhiali. Gli chiese come poteva anche solo pensare per un momento di essere padrone della vita degli altri, solo perché passando sopra una sua proprietà. Ulatrak spalancò gli occhi, cerchiati di nero, adirato più che mai, guardò in faccia Mandracchio, dicendogli che a lui, Conte Ulatrak, tutto era permesso e di andarsene subito dalla sua vista e dalla sua terra. Il cielo divenne più oscuro. Ulatrak si trasformò in una strana e inquietante creatura, con ali di pipistrello, con la testa da umano e sguardo che faceva scintille. Mandracchio pensò di proteggere i suoi amici e per magia creò una grande bolla. Ma Ulatrak riuscì a farla esplodere. Poi furono fulmini e scintille. Mandracchio e Ulatrak, incuranti dei loro amici, si scontrarono a colpi di magie. Forme prese per mano Mati. Dana,
e Emma impaurite lo seguirono. Biaf e Hilde guidavano i loro amici lontano da lì, ma all'improvviso Mati mise un piede in fallo e scivolò giù da un dirupo. Formi cercò di afferrarla, ma aveva bisogno di aiuto. Emma e Dana, non sapendo che fare, Biaf pensò di andare a chiamare Mandracchio e Una. Biaf arrivò alla radura, dove Mandracchio e Uladrak si stavano sfidando. Sicuro che nessuno dei due gli avrebbe fatto del male, si mise tra di loro con uno sguardo cattivo e li rimproverò. Disse loro che nel frattempo che loro giocavano ai grandi maghi, una tragedia si stava compiendo. Formi e Mati erano in grande pericolo e dovevano usare la loro magia per aiutarlo. Ci fu uno sguardo d'intesa e Mandracchio salì sulle spalle di Uladrak pipistrello. Volarono guidati da Biaf nel punto dell'incidente. Fune che annodi, vola veloce, lega la vita e portali tutti al sicuro. La magia questa volta servì a salvare delle vite. Uladrak guardò la scena per un attimo. Si chiese cosa spingeva Mandracchio ad occuparsi di quegli esseri così insignificanti. Amicizia, gli disse Mandracchio. Gli chiese se ne conosceva il significato. Lui non rispose. Mandracchio gli raccontò che non lo lasciavano mai solo. Loro erano sempre presenti, anche quando le cose andavano male. Che ridevano, scherzavano, a volte litigavano, ma sempre e comunque uniti, a percorrere semplicemente un tratto della loro vita insieme. Uladrak li guardò con invidia. Lui non aveva mai avuto un amico. Quelli che restavano accanto a lui lo facevano per paura. Non era amicizia. Uladrak guardò Mati. Per la prima volta il suo cuore fu meno arido. Abbozzò un piccolo sorriso e nella radura sbocciò un piccolo fiore bianco. Mati guardò per un momento forme e decise che l'avrebbe seguito per tutto la vita. Mandracchio accolse la nuova amica nel gruppo. Si sentiva triste per Uladrak. L'avrebbe lasciato da solo con quelle due pantegane di Lapas e Terse. Forse però Uladrak aveva imparato il significato della parola amicizia. Mandracchio salutò Uladrak. Con tutti i suoi amici si rimise in cammino.
ma appena fuori dal paese di Dorian incontrarono una tartarugina alquanto buffa.